Buongiorno, siamo al 5 dicembre e quindi ci avviciniamo a grandi passi verso il Natale e ovviamente sapete che il 7 e l'8 è il primo è il ponte dell'Immacolata, 8, 9 e 10, dal 7 ci saranno i mercatini in Italia anche a Civitavecchia, di cui però non abbiamo contezza dove effettivamente vengono fatte le cose perché non è arrivato ancora nessun comunicato, si parla di Capodanno in piazza, ma non si sa qual è la piazza, oppure di altre situazioni. Però parliamo di cose un po' più concrete. Intanto il comune ha detto basta alle roulotte per i senza tetto, dice non ci sono più le condizioni, dice il vice sindaco Lucernoni, e quindi è revocata la concessione all'area parcheggio della stazione per gli alloggi temporanei della comunità Sant'Egidio. Questi alloggi temporanei, abbiamo scoperto, erano roulotte messi abbandonate lì, chiaramente adesso comincia a fare freddo, ci sono varie situazioni, già c'era un po' di gente che non apprezzava bene questa cosa, ma prima di evitare che tante persone ospitate in difficoltà, prima si verificano situazioni spiacevoli, ha detto a Lucernoni, preferiamo chiudere questa situazione. Andremo a valutare insieme la situazione Sant'Egidio, qual è la soluzione migliore per poter affrontare questo tema dell'accoglienza per i bisognosi, e quindi la revoca della concessione, 45 giorni di tempo per ottemperarla. Quindi la stessa comunità aveva comunicato nei giorni passati che si stava adoperando per la bonifica dell'area per concludere il progetto. E dice a Lucernoni, ci tengo anche a ringraziarli. E Di Maio torna sulla trasversale, sulla famosa Civitavecchia Orte, dice un'opera fondamentale per lo sviluppo del porto, e quindi queste sono solo una settimana, dice la firma e il protocollo di collaborazione tra le due autorità portuali, Mar Tirreno Centro-Settentrionale e quella dell'Adriatico Centrale, e quindi a pochi giorni dal convegno di Perugia c'è questo accordo, questo viatico per far finire questi ultimi 18 chilometri della Civitavecchia Orte e quindi poi per poter collegare direttamente Barcellona alla Croazia, per esempio. E questo dice Di Maio. Su Di Maio e sul porto torneremo nei prossimi giorni perché c'è un po' di maretta per nomine prese e messe tolte e riaperte, stanno uscendo un po' di querelle sui social, però ci torneremo e quindi vedremo un po'. Intanto è stato approvato il presepe vivente organizzato dalla Proloco alle Terme Taurine, è una cosa che accadrà il 26 e il 27 dicembre. Poi altra cosa detta il Consiglio Comunale, il nuovo progetto del piano di valorizzazione dei beni, la famosa SGR. E quindi dopo il polo turistico commerciale a Fiumeretta, questa mattina il Consiglio Comunale ha approvato un lavoro che trasformerà la zona di via Pecorelli nella nuova sede degli uffici dell'ASL e del giudice di pace. E qui torniamo al solito discorso del proclama comunicato Movimento 5 Stelle di cazzate, perché poi alla fine dell'SGR del polo Fiumeretta ancora stiamo a cercare di capire che cosa e chi lo vorrà. E lo farà. Adesso parliamo di aver approvato anche questo, si approva tutto e poi tutto viene abbandonato, perché per esempio vorrei ricordare che solo nel 2014, cioè la giunta attuale appena insediata, la giunta regionale approvò una specifica delibera della proposta dell'autorità portuale per l'istituzione di una zona franca a Civitavecchia. Spazio di dazi comunali e tutto il resto, a distanza di 3 anni abbondanti su quel progetto, una delle poche cose concrete in grado di realmente assicurare un rilancio turistico e industriale dell'economia cittadina, e non c'è assolutamente traccia né nella nuova autorità portuale, né nei 5 Stelle, né nel governo, né nella regione, abbiamo si ripetuto un'altra volta, non se ne sa più niente, così come caro Manuedda non sappiamo più niente della differenziata. Proclamata anche quella con tanti comunicati e tanti cartelloni, abbiamo speso pure i soldi dei cartelloni. Chioso solo su due cose, la CSP sta per denunciare il sindacato Fiat perché dice che non ha adempiuto, rispettato gli adempimenti di legge. E quindi c'è il contrattacco dopo le accuse mosse dal sindacato Fiat che nei giorni scorsi ha denunciato presunte inadempienze contrattuali.
Niente di più falso, dice la replica della CSP, che non solo smentisce, ma annuncia anche azioni legali nei confronti del sindacato. L'ultima notizia, e poi passiamo al Consiglio Comunale con i vari interventi e contributi visivi. La festa per Santa Barbara, che c'è stata ieri, ha visto che la patrona anche della Marina Militare, dell'Artiglieria e dei Vigili del Fuoco ha visto la Santa Messa in Cattedrale, Monsignor Marrucci, e la partecipazione dei vari personali, Capitani di Porto e dei militari, e poi i pompieri che hanno realizzato anche uno spettacolo che ha coinvolto i bambini delle scuole. E poi Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale si è aperto con una mozione presentata dalla consigliera Riccetti, che parlava di fare uno sconto sull'acqua, sulle tariffe dell'acqua, ma soprattutto di poter pensare di retribuire con sgravi in bolletta quelle famiglie e quelle persone che l'acqua non l'hanno mai vista, se non sgorgare da terra per dei tubi che erano rotti, ma dal rubinetto niente, assolutamente niente per buona parte dell'anno. Questo è il commento della consigliere Riccetti rispetto alla sua proposta. Nella Regione Lazio è stato introdotto il bonus acqua, che è praticamente uno sconto sulle bollette idriche. La presentazione delle istanze che devono fare i cittadini scade il 31 dicembre del 2017. Quindi ci siamo. Siccome ci siamo e siccome questo bonus è dato soprattutto per le famiglie che sono in difficoltà, quindi c'è tutto un iter, la preparazione dell'ISEE, questa richiesta, bonus che poi viene elargito nel 2018, vista la scadenza io ho chiesto, l'ho presentato ora, ho chiesto di invertire, di metterlo in discussione oggi e di poterlo votare, in modo tale che poi le persone avessero la possibilità di presentare la richiesta di bonus, avere questo storno, anche perché oltre al disagio che attualmente si vive in città, noi abbiamo avuto anche una situazione idrica veramente disastrosa, dove molte famiglie sono rimaste senza acqua. Sono anche oggi Quindi, senza e acqua. ancora oggi esatto, sono senza acqua. E quindi che hanno risposto? E niente, l'inversione è stata bocciata, hanno detto che se ne discuterà più in là, però i termini di scadenza, eccolo, perché poi c'è Natale, non so sotto Natale come faranno gli uffici a predisporre tutto il Beh, se materiale, tutta fanno come l'informativa. la protocollazione delle dimissioni da Bagnano, si può fare pure de festa. Si può Se fare anche fatto di in quel festa, modo. però è pur vero che insomma io ho avuto a maggioranza consiglieri che Insomma, hanno detto ascoltiamo le istanze dei cittadini, portiamo avanti alla fine questa della richiesta. fiera, Alla fine della fiera diciamo oggi alla niente città discusso, non che si è a prende se votato. prende, a dà se dà mai. No, Questo è il il problema, la risultato. questione è anche un'altra, che secondo me qui invece la politica dovrebbe cambiare un pochino direzione, sia la politica che i vari tecnicismi che ci sono poi dietro ai procedimenti, perché tutti questi percorsi alla fine mi vanno a cadere sempre sui soldi, che sono le persone, che sono le famiglie. Soprattutto oggi, dove magari un piccolo supporto, in questo caso era un supporto economico, perché ci sarebbe stato un minore sborso, anche qui siamo in attesa. Questa è un'istanza dei cittadini. Voglio ricordare il Movimento 5 Stelle, sono i cittadini che entrano nei palazzi e portano avanti le istanze dei cittadini. Io qui c'è un'istanza dei cittadini che mi è stata oggi di fatto mi è stata bocciata. Attendo il prossimo Consiglio Comunale, auspicando che venga, al di là di quelli che sono i tecnicismi, ripeto, su cui possiamo discutere, perché Civitavecchia sta dentro Ato 2 da fine anni 90, la gestione, stando dentro Ato 2, anche Civitavecchia lo tempore lo diede ad ACEA Ato 2, quindi c'è da fare soltanto un passaggio operativo delle reti, ma queste procedure non le possono pagare le persone. E dopo la Riccetti, adesso sentiamo invece sul fatto dell'acqua che non è stata data, sentiamo il contributo visivo e l'intervista fatta a Paola Rita Stella. Io credo che quando si parla di ambiente è sempre una cosa positiva, sicuramente, anche perché sul nostro territorio diciamo che di inquinamento ne abbiamo subito abbastanza in questi ultimi 50 anni. Però quando si parla di porto poi dovremmo fare anche un discorso più allargato, venendo di pari passo sia per la tutela della salute e quindi dell'ambiente contro l'inquinamento, ma anche per lo sviluppo di questo porto. Si parla di banchine elettrificate, si parla delle GNL, Sono fallite, le banchine attività sono fallite in tutti i porti del ma mondo. anche perché già quando il consigliere
Floccheri fece una riunione proprio qui in, al comune di Civitavecchia con gli armatori, con i rappresentanti degli armatori e con gli altri soggetti preposti a questa soluzione, già glielo dissero in a chiare note che l'elettrificazione delle banchine, a parte che era già soltanto per una o due banchine, quindi sarebbe stato una cosa molto piccola, quindi parziale, ma già gli stessi armatori gli avevano già proposto, fatto le loro proposte che erano impensabili, in quanto poter modificare le navi non si tratta di un giochetto da poco, ma sono cose a parte lunghe ma anche molto costose. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'ambiente, io credo, cioè più che l'ambiente, per quanto riguarda diciamo, la tutela della salute dell'ambiente, io credo che bisognerà trovare una sintesi tra chi lavora, e quindi gli armatori ma anche i lavoratori del porto, per trovare una minore emissione nell'aria di questi fumi inquinanti, e soprattutto però di non andare contro lo sviluppo che è quello del trasporto delle merci o del trasporto dei passeggeri. Quindi io credo che ci si debba... A proposito di trasporto, scusa, sì. Siamo appena all'indomani dell'aver trovato i soldi per finire la trasversale. Perfetto, infatti noi stiamo cercando di trovare le soluzioni affinché il porto di Civitavecchia possa avere quello sviluppo che da anni stiamo come forze politiche portando avanti, un discorso di poter avere quelle infrastrutture che fino ad oggi ci sono state negate. Se noi pensiamo che la trasversale che dal Mar Tirreno porta al Mare Adriatico, è soltanto adesso possiamo dire che con la decisione del Consiglio dei Ministri si potranno fare gli ultimi 18 chilometri di questa storia infinita. Io mi auguro che questo, anche dopo l'interessante... Ne passino solo 5 dopo i 40 di attesa. Sì. Per completare. Beh, esatto, va bene, però diciamo che ormai siamo arrivati al photo finish e quindi siamo tutti soddisfatti. Dopo quell'interessante anche convegno che è stato fatto ultimamente all'autorità portuale, dove c'era anche il presidente dell'autorità portuale di Ancona, e con il protocollo d'intesa che si è fatto tra le due autorità, io credo che Civitavecchia abbia iniziato un percorso di sviluppo che mi auguro che che da oggi in poi possa ricadere anche sull'economia dei nostri territori, che fino ad oggi invece non c'è stato. E questo è un grande cruccio per chi, come noi del Partito Democratico, ci siamo sempre impegnati affinché questa città possa avere lo sviluppo che merita. Ok, 20 secondi sui banchetti PD. Il banchetto PD, dunque, nonostante il freddo, c'è stato, abbiamo avuto anche un riscontro positivo. Il nostro era, diciamo, più un sondaggio, chiedevamo alle persone che si sono avvicinati di fare un questionario intitolato "Se tu fossi per un giorno in regione, che cosa faresti?". Adesso abbiamo raccolto queste loro proposte, le stiamo vagliando e verranno poi trasferite al comitato provinciale, che di rimando le porterà al comitato regionale, e sarà sulla base delle quali poi ci saranno delle linee guida per il nuovo programma regionale che ci attenderà adesso a marzo per le nuove elezioni con il presidente Zingaretti. Confermato marzo, quindi come data? Noi pensiamo che sia marzo, poi adesso vedremo gli sviluppi, anche se ci sono forze politiche che tendono a fare l'election day a maggio insieme alle amministrative, però per il momento la scadenza naturale è marzo. E dopo la stella, la risposta del neo consigliere comunale Salvatore Cardinale, che è stato intervistato da noi e che dice appunto che sull'acqua, ma sentitelo da lui che forse è meglio. Salvatore Cardinale si presenta quindi anche ai telespettatori di Trip TV, è appena entrato, diciamo, neanche 20 giorni che è consigliere comunale, e nella presentazione che io ho inteso ho detto che era al servizio dei cittadini, ad ascoltare tutti quanti e a cercare di cucire, se mai fosse possibile, un dialogo tra minoranza e maggioranza. Dopo questi 20 giorni, la tua esperienza qual è? Ma diciamo che ancora, insomma, non c'è stato modo di rapportarci, anche, insomma, vista la costituzione delle commissioni che è stata fatta solo qualche giorno fa, quindi ecco, non ci abbiamo avuto ancora modo di entrare nel merito, insomma.
E niente, confido, come ho già detto, comunque sia in un rapporto che poi, indipendentemente dal discorso partitico, dai gruppi, eccetera, da quello che può essere anche un rapporto personale, insomma, diciamo che sono una persona abbastanza tranquilla, riesco a relazionare tranquillamente un po' con tutti, quindi confido in un rapporto di collaborazione con la minoranza, sperando, insomma, ecco, che ci sia la possibilità anche da parte loro. Certo, oggi c'è stata una richiesta, diciamo, dei cittadini, rappresentata dalla Riccetti, di discorso dell'acqua, di cercare di diminuire la bolletta, fare degli sconti a chi l'acqua non la vede ancora e che non l'ha vista quasi per tutto l'anno, però c'è stato il rifiuto da parte del Consiglio. Sì, diciamo, non è stato proprio un rifiuto, insomma, anche il consigliere Fortunato giustamente ha detto mi sembra che al 14 di questo mese ci sarà un consiglio comunale proprio aperto sulla questione, quindi meglio di quell'occasione, insomma, non ci può essere per parlare di questo argomento, dove potranno partecipare anche i cittadini, e quindi quella potrebbe essere l'occasione giusta proprio per anticipazione. 14 dicembre consiglio comunale sull'acqua e le sue, vabbè, insomma, il problema è che il 31 scade il termine per la domanda, quindi lasciamo aperti gli uffici anche i giorni di festa, che poi non sono pochi, però mancano 15 giorni alla fine dell'anno, ma ce ne sono 7 di festa. Sì, ecco, no, non credo che, ecco, una settimana, ecco, da qui al 14, insomma, faccia la differenza. No, però voglio dire, poi alla fine è capitato spessissime volte, insomma, che non sono stati, ecco, multati, insomma, i pagamenti fatti leggermente in ritardo, quindi, ecco, non è un problema di pagare, qui è un problema che la legge dice, quella che hanno fatto qualcun altro sopra di noi, che il 31 dicembre scadono le domande, quindi se io non la presento non ci posso partecipare, e quindi c'è questa data, fosse stata a marzo, problemi. Sì. 10 giorni oggi sono importanti, perché dal 14 che c'è il consiglio, in pratica il 15, al 31 sono 16 giorni e 7 sono rossi, sì, sul calendario. Però mi sembra di aver capito, ecco, non entro nel merito, ma mi sembra di aver capito che ci sia anche un problema su a chi rivolgere la domanda, cioè, nel senso, il passaggio ad Ato 2, praticamente col fatto che noi ancora non siamo Ato 2, potrebbe, ecco, in qualche modo esserci un'incognita. Questo è per lo sconto, quindi, diciamo, generale. Invece il parere del consigliere Cardinale sul, diciamo, di fare uno sconto particolare come comune, visto che l'acqua non arriva da secoli in alcuni quartieri. Esatto, quindi farla, infatti, pagare una cosa che non c'è, no, mi sembra un po' strano. Il termine che non arriva da secoli effettivamente la dice lunga su questo fatto, quindi voglio dire, non è un problema che abbiamo oggi, ma è un problema annoso. Io, abitando a San Liborio, praticamente è un problema che dal 2004, da quando sono lì, praticamente è un problema che c'è, e fortunatamente in quest'ultimo periodo un po' meno. Oggi mancano i soldi più di prima. No, assolutamente. A però, tutti, io ti parlo generalizzato. No, ritengo, ecco, che una settimana non cambia niente a nessuno. Il 14 ci sarà un consiglio comunale apposta dove si parlerà proprio di questa cosa. Quindi penso migliore soluzione di quella non ci può essere, e quindi tra l'altro c'erano diverse mozioni che praticamente erano tantissimi mesi che stavano in attesa di essere discusse, quindi nessun problema, insomma, ecco, non è che abbiamo detto non aderiamo a questa mozione per andare contro i cittadini. Io non c'ero neanche. No, assolutamente, è stato detto ci sarà un consiglio comunale, ecco, a distanza di pochissimi giorni, quindi parleremo in quella sede di questa cosa in maniera dettagliata. Oggi si parlerà forse di SGR. E invece parliamo dei rapporti con MSC Porto. Lei di quale commissione è stato messo? Al posto di Raffaella, praticamente, sempre in commissione commercio turismo. Quindi sta a posto. Settore suo? Sì. Sì, diciamo, se non lei è un titolare incipitur. Ero praticamente per ovvie ragioni mi sono dimesso, e quindi. Stand by, spero, perché poi dimesso a tutti gli effetti, poi vedremo quello che succede quello che succede in seguito, però non faccio più parte di quella società, che ho lasciato ai cari amici che ne fanno parte. Allora, questi rapporti con MSC, i rapporti che forse preludono pure quelli con Costa, cioè. Ma veramente i rapporti con MSC, bisogna chiedere una cosa, che praticamente è MSC che praticamente ha fatto partire questa iniziativa sui porti, creando un desk per far
esplorare, diciamo, i propri clienti. Cioè, un'alternativa alla gita a Roma. Le città portate, esattamente. Tanto, il comune ovviamente non poteva fare a meno di recepire questa proposta, quindi secondo me la parte che deve fare il comune in questo momento è cercare di soddisfare tutte le esigenze possibili che MSC vorrà in qualche modo disporre e immettere nella città di Civitavecchia, e quindi accontentarla in tutti i modi possibili. E l'ultimo pezzo del consiglio, quello che ne parliamo noi adesso, ma in consiglio era una delle prime cose, era tutto l'arzigogolamento del presidente del consiglio comunale del Menditto sui fumi del porto, sull'inquinamento e tutto il resto. Diciamo che io ricordo sempre che Menditto era quello che ha detto che inquina più una salma speppellita rispetto a una bruciata, quindi il suo tema di valutazione non è proprio precisissimo, però lui parlava dei fumi, elettrificazione delle banchine, si è ritornato pure sul sindaco Pozzolino. Ora io chiarisco bene due cose, essendo anche abbastanza espertino del settore. Uno, la cazzata delle banchine elettrificate l'hanno già smerdato in tutto il mondo, cioè non è possibile, non si può fare. Quindi è inutile che vogliamo ancora insistere con queste banchine elettrificate. Possiamo insistere sul carburante, possiamo capire se si rifanno, se mettono l'acqua o mettono il vino, però sulle banchine elettrificate no, non si può fare. E allora siete proprio tignosi, non lo volete capire. Uno è ingegnere, l'altro non lo so che è, però insomma non esiste, state a parlare una marea di cavolate, solo a perdere tempo e piaggettone di presenza, cioè perché altro non serve a niente. Oltretutto, tutto quello che si dice e si racconta, qualcuno ha detto che poi la Tirrenia è quella che ha le navi che vengono sempre qui, quindi controlliamo quelle. Allora a proposito di questo, dico, anziché ragionare sulle nuvole, sulle fate e sugli asini che volano, pensate di guardarvi intorno e cercate di capire che Tirrenia non esiste più, è una branca, sì esiste come compagnia, ma in effetti è mobile. Tanto è vero che si sono scambiate le navi, hanno cambiato le scritte, qualcuno forse se n'è accorto e si è accorto che le navi sono diminuite proprio perché non c'è più un competitor, c'è solamente un monopolio Mobi Tirrenia, e d'estate viene sopportato un traffico della Grimaldi, che d'altra parte deve insistere perché c'è la tratta su Barcellona, c'è anche una tratta su Livorno, ma la stessa Grimaldi viene qui solo per un piccolo periodo, per il periodo che va da maggio e finisce a settembre, ma manco ci arriva a fine settembre. Quindi questo è il concetto di quello che sta succedendo. Oltretutto, dall'altra parte nei nostri dirimpettari, gli isolani, i castellani, i sardi, ci dice il Mauro Pili, che sta portando in Parlamento, in Sardegna, la Tirrenia, Cagliareno, traghetti carretta, reduci da collisioni con navi nucleari, perché Grimaldi toglie, da competitor della Mobi, toglie Amsigore e Bonaria, che sono sue navi del 2002-2003, quindi neanche nuovissime, ma comunque prese dopo i 10 anni che le tengono i norvegesi e i finlandesi, da quando sono fatte. Poi loro le vendono e le vendono a qualcun altro. Ecco, quelle che arriveranno adesso, ci dice l'onorevole Pili, ve le descrivo, sono queste, le potete poi anche vedere in foto, in diapositiva. Oh, a vernice, oh, il mister onorato non risparmia. Quindi le ha fatte carine, ma sono navi, vi racconto la storia, così poi magari Menditto, Consolino e gli altri forse avranno qualche cosa in più su cui parlare. La storia è questa, l'arrivo in Sardegna della Mobi Dada, così si chiamerà la nave utilizzata nei mesi scorsi per ospitare la pressione spagnola in Catalogna, è una nave del 1980, posta in disarmo per la prima volta nel 2008, e nel 2009 fu noleggiata alla Halston, che la impiegò come albergo per il personale impegnato in operazioni di manutenzione della centrale nucleare di Oskarshamn subito dopo il disarmo a Knavaid. Nel novembre 2016, in seguito all'ingresso al St. Peter Line della parte Mobi, la nave passò alla compagnia italiana e venne rinominata Dada. Lo scorso autunno la nave fu noleggiata al governo spagnolo e impiegata a Barcellona come alloggio per gli agenti militari e la polizia. E poi che cosa è successo ancora?
E quindi questa è quello, una cosa del Dada. Lo Zaza invece, varata nell'81, nell'84 la Olao Britannia, che sarebbe in pratica sempre la Zaza, che infatti cambia nome, fu impegnata in un viaggio da Sheerness a Wijmegen, e quindi questa nave entrò in collisione con il ro-ro merci Mont Louis. Niente feriti, ma Mont Louis trasportava anche container con carico radioattivo, e quindi che poi affondò questa nave. I container furono in seguito recuperati senza perdere materiale radioattivo. Questa nave, anche questa, finì in disarmo nel 2009, fino a marzo 2012. Fu ridenominata Julia, acquistata per 5 milioni di euro dalla compagnia olandese, per essere convertita in un alloggio galleggiante per gli operai impiegati per l'installazione delle turbine a mare, per il famoso parco eolico che noi abbiamo rifiutato, 300 milioni di euro, gli altri lo fanno a mare, se non c'è posto a terra, ammesso ci fosse posto a terra. Poi fu venduta alla nave, alla compagnia Mobilines, e rinominata Zaza. Per non finire, nell'agosto 2016 la nave, in sosta nel porto di Nizza, sviluppò un incendio in sala macchine e fu rimorchiata nel porto di Napoli dal rimorchiatore Maria Onorato. L'onorevole Piri dice: siamo dinanzi a una Sardegna trattata come una terra di disarmo, con navi vecchie e mille traversie. Si tratta di operazioni piratesche fatte con i soldi pubblici, che non possono e non debbono essere consentite. In questa operazione, costruita sotterraneamente, nessuno deve sapere, e si attende e si decide impunemente sulla testa dei sardi e della Sardegna. Lui dice: denuncio queste cose prima che poi ci dicano che i giochi siano fatti. Queste navi carretta non possono finire sulle rotte della Sardegna. E questo è il discorso. Io, a livello di numeri, rimango sempre ai numeri, che non sono molto propensi al sindaco Cozzolino, alla sua giunta. Dico solo: queste navi sono dell'80. Molti di voi, così come me, veniamo dal discorso delle navi traghetto alle ferrovie, dove furono cacciati i traghetti. In effetti poi da Porto Cieca sono stati cacciati le ferrovie, non i traghetti, sono stati cacciati in virtù della compagnia Mobi e anche la Sardegna Ferries, che viaggia tranquillamente da altre parti, ma noi abbiamo perso posti e altro modo perdiamo, perché un Bonaria porta 1922 persone e 670 auto, mentre dall'altra parte noi troviamo che lo Zaza porta 500 auto e ne porta 1500 di persone, quindi perdiamo passeggeri e auto, e perdiamo sicurezza, perché la nave è dell'80 e queste sono del 2005. E noi ragioniamo ancora di elettrificare le banchine. Ma un altro po' qui ci mettono le navi che vanno a carbone. E quindi impegnatevi e battetevi nei vostri dovute sale dei bottoni, dove siedono anche i 5 Stelle, in Parlamento, dove ci sono tutte le varie situazioni, e andate a parlare di mettere dei collegamenti sicuri, certi, non stagionali, che possano favorire il traffico merci e passeggeri con la Sardegna, invece di sparare cazzate al Consiglio Comunale. C'è giunta anche notizia quest'oggi che nella giornata di ieri la scuola di via Apollodoro, la scuola elementare, molti ragazzi sono tornati a casa perché all'entrata i maestri e inservienti dicevano che le aule non erano riscaldate. E quindi, mo non sappiamo, lo vedremo poi nel corso della giornata, che cosa mai può essere successo, però da una parte manca l'acqua, da una parte manca il riscaldamento, però le bollette non vogliono essere scalate. Detto questo, mi sembra che abbiamo ultimato quelle che sono tutte le nostre cose. Parleremo poi nell'approfondimento, nella tu per tu, anche con Germano Ferri del PD, per fare il quadro della situazione. Più cordiale, buongiorno.